Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi, miei cari e care, vi farò vedere i miei acquisti da Vera Lab, o meglio, l'estetista cinica. Ma tutto questo dopo la sigla. E beh sì, cari e care, sono di nuovo su YouTube. Scusate la mia latitanza, ma per adesso sarà così. Anche io quest'anno voglio godermi le ferie e quindi non seguirò i soliti ritmi che ho durante l'inverno, proprio perché quest'anno è stato un anno molto intenso, duro, stressante, e voglio anch'io ritrovare le mie energie per poi condividere con voi tutto quello che mi va, scopro, vedo. E per farlo anche le youtuber hanno bisogno di una pausa, perché altrimenti anche io lo vedo quando sono stressata, vado di corsa, i video non vengono mai come vorrei. Detto questo, miei cari e care, oggi voglio farvi vedere alcuni acquisti che io ho fatto sul sito di Vera Lab. E poi, neanche dopo una settimana, infatti ho scritto a Cristina, ha aperto il corner a Torino alla Rinascente. E mi sarei mangiata le mani, perché se avessi saputo avrei acquistato tutto lì. Sì, amiche di Torino, se andate alla Rinascente in centro, dove ci sono solitamente gli occhiali da sole e di fronte al ristorante bar, c'è il corner dell'estetista cinica. Vi metto qualche fotina che ho fatto perché non potevo non andare. Ieri sono andata. Bellissimo, perché si ha la possibilità in questo modo di poter vedere, parlare con le consulenti e scegliere i prodotti più consoni alla propria persona. Passiamo agli acquisti online che ho fatto. Il primo prodotto che vi mostro e che mi ha incuriosito tantissimo è Idol, che è un olio creato in collaborazione con Paola Bottai, che amo come persona, la seguo su Instagram e mi piace tantissimo. È una persona gentilissima, abbiamo scambiato tante volte dei direct su Instagram. Risponde sempre, o quasi sempre, almeno quando può, perché gliene arrivano tanti di messaggi. Per cui, quando lei collabora con l'estetista Cini, io compro, perché mi piacciono i prodotti che crea in collaborazione con l'estetista cinica. Ho comprato Josephine, che è stupendo, un profumo meraviglioso. Ce l'ho in Sicilia, e mia sorella mi dice che quando va a controllarmi casa ed entra, si sente proprio l'odore di Josephine nella mia camera da letto. E in effetti, quando è arrivato Idol, era stato spruzzato Josephine sul cartoncino, e quando ho aperto il box, proprio ha inondato la mia casa di Torino di questo profumo, che è fantastico, favoloso. Ma torniamo a Idol. Idol, che cos'è? È un olio delicato e nutriente, indicato per il corpo, viso e capelli, in grado di idratare a fondo senza ungere. Idol è formulato esclusivamente con preziosi oli di origine vegetale, ottenuti nel pieno rispetto dei criteri ambientali e sociali. L'aggiunta di estratti di passiflora, achillea e camomilla regalano un effetto velvet dal tocco asciutto, un tocco unico dalla profumazione discreta, leggera come una carezza. E lo confermo
Io questa mattina ho fatto la doccia e ho voluto spruzzare un po' di questo olio qua. Vi faccio vedere, lo mettiamo nel braccio un pochino. Sa proprio di un profumo floreale, lascia la pelle morbida e non unta. 100 ml di prodotto costa 25 euro. Allora, per quanto mi riguarda su Idol, vorrei dirvi due cosine. È un po' che ce l'ho, è un po' che lo provo, quindi un'idea me la sono fatta di questo prodotto qui. Se tornassi indietro, sono sincera, non lo ricomprerei perché per me 100 ml di olio per il corpo, 25 euro. Per me, perdonatemi, non li vale. Cosa ho visto utilizzando quest'olio? Che è un olio che realmente lascia la pelle morbida, che è profumato. Forse ci sono troppe recensioni che spingono sul prodotto, perché per quanto mi riguarda, questa profumazione sulla mia pelle, quindi mia esperienza personale, magari provandolo voi, visto che ci sono dei corner alla rinascente, vi durerà di più, non dura molto. Ho provato ad utilizzarlo in combo con un profumo di Lush in crema e devo dire che un po' performa meglio, quindi riesco a sentire meglio l'odore qui in questa parte. Sui capelli è fantastico, rende i capelli morbidi, profumati, quindi sui capelli l'essenza profumata permane di più. Però io non lo ricomprerò perché per me 25 euro, 100 ml di prodotto e visto l'uso che ne ho fatto e i benefici, tra virgolette, che ho visto, non lo ricomprerei. Sono innamorata di lui. Finalmente ho acquistato un profumo dell'estetista Cinica, o meglio Circe. Circe è qualcosa di spettacolare. È un profumo che appena spruzzato sa di arancia candita, sa di dolce, profumo spettacolare che sono felice di aver acquistato. Ve lo faccio vedere, 50 ml di profumo, l'ho pagato 52 euro. Questa è la confezione, guardate che è bella, è in vetro, tappo dorato e questo è il profumo. Buonissimo, una profumazione agli agrumi mischiata con la vaniglia, quindi è un profumo dolce. Io adoro profumi dolci e fruttati, ma questo è un dolce agrumato. È un profumo che ha una buona persistenza, ma che non dura tutta la giornata per quanto mi riguarda. Dopo un tot di ore va rispruzzato. Invece ho notato che se ne metto un po' nella spazzola e spazzolo i capelli per lasciare l'essenza del profumo sui capelli, specialmente se sono un po' umidi, fa presa sul capello. E vi profuma anche per 1 o 2 giorni. Mi è capitato di sciogliere i capelli, fare così e risentire la scia di profumo. Leggo la piramide olfattiva di Circe. Note di testa, bergamotto e lime, che io non sento. Note di cuore, arancia candita, che la sento immediatamente, mandorla e vaniglia. Su di me, sulla mia pelle, quando lo spruzzo, io sento nell'immediato sia l'arancia candita mischiata alla vaniglia. Note di fondo, fava tonka e muschio. Mentre dopo un paio di ore che ce l'ho su addosso, riesco a sentire poi, per
prima che lui mi abbandoni o vada via, le note di muschio e di fava tonka, quelle si sentono alla fine. E quando arrivo lì, quindi capisco che è il momento di ravvivarlo. Unica nota che voglio dirvi su questo profumo è che se avete delle magliette, camicie bianche, vaporizzatelo da lontano perché se lo spruzzate da molto vicino tenderà a farvi qualche chiazza gialla sulla maglietta o sulla camicia, cosa che è successa a me che magari nella fretta ho fatto questo gesto ed era troppo vicino il profumo. Sono riuscita andando alla Rinascente e poi anche da Pinalli a sentire Garbo e Mae. Garbo è un altro profumo fantastico con una nota di menta. Subito appena lo spruzzate sentite o avvertite questa nota di menta che è fresca, è un profumo fresco, molto molto buono. Finalmente sono riuscita a sentire il famoso profumo Mae, che devo dire che è molto molto bello. La prima volta che l'ho spruzzato e l'ho sentito mi ha ricordato un profumo che io utilizzavo di un altro noto brand, ma è un ricordo, non è un dupe, non è nulla, è solo che certe volte la mente, non so se vi capita, ad esempio, l'altro giorno Siri ha provato un profumo, è tornata a casa, questo profumo aveva delle note, in comune con il profumo preferito di mio papà, per cui appena entrato Ziri, è arrivato a questa scia, magari sarà il desiderio di vederlo, di abbracciarlo, subito mi è venuto in mente mio papà e mi sembrava che mi avesse fatto una sorpresa e che fosse arrivato qui a Torino. E per tutto il tempo che questo profumo ha lasciato la sua scia, mi sembrava di avere mio papà, sembrava che mi era arrivato un abbraccio avvolgente dalla Sicilia. Infatti l'ho chiamato e ridendo e scherzando, gli ho detto: papà, mi sa che se non riesci a venire qui a Torino o io a scendere giù in Sicilia, mi compro sto profumo e lo spruzzo ogni giorno qui a casa. Comunque, chiusa parentesi, su Circe devo dire che è un profumo che a me piace e sono contenta di averlo acquistato. Altra cosina che ho voluto prendere è questo kit Vera Lab Easy Beauty Routine. Guardate che carino, è composto da olio denso, così lo proverò. Questo qui. Poi zero rughe, è una crema da giorno, acqua micellare, luce liquida e poi all'interno c'è un panno in microfibra. Sono super super curiosa di provare questi prodotti di cui non so dirvi una parola perché a differenza di Idol e di Circe non li ho ancora provati. Bene, cari e care, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!